È con emozione che inizio questa mia lezione, con emozione anche il saluto che voglio rivolgere, il ringraziamento ai cardinali, ai vescovi, alle autorità tutte che sono qui presenti, a partire dal sindaco di Roma Capitale e soprattutto all'autorità maggiore di questa università che ormai diventa anche la mia università, cioè il rettore magnifico Monsignor Dal Covolo, a cui tra l'altro non mi lega soltanto l'ammirazione per i suoi studi, ma ormai un'antica amicizia. Soprattutto però il saluto va ed è scontato in questo momento, prima che io inizi questo breve percorso con voi, va al Senato accademico e agli alunni di questa università così numerosi che sono qui presenti, anche perché, come è stato ricordato, buona parte della mia vita è trascorsa nell'interno delle aule di una facoltà teologica, quindi nell'interno di questo stesso orizzonte. Io vorrei ora, prima di iniziare questo breve percorso, che come ho detto faccio con emozione perché aver ricevuto questo onore dalla Università Lateranense, che è da una parte l'Università del Papa e dall'altra quella della Diocesi di Roma, che è rappresentata idealmente dal Cardinale Vallini e dal suo vicegerente. L'emozione è anche legata al fatto che ricevo questo onore in un anno particolare della mia vita, che è appunto il mio 70° anno, da poco compiuto. È stato ricordato anche la cifra simbolica dei 70 nell'interno dell'ermeneutica biblica. E io vorrei allora iniziare con una confessione, per certi versi, che desumo da uno che fu anche un grande studioso della comunicazione, sia pure sul versante più filosofico, cioè Roland Barthes e il suo discorso tenuto quando fu cooptato nel Collège de France, nel Collegio di Francia. L'incipit è veramente suggestivo e l'ho adatto a me. Vi è un'età in cui si insegna ciò che si sa, ma poi ne viene un'altra in cui si insegna ciò che non si sa, e questo si chiama cercare. E concludeva: la sapienza è alla fine nessun potere, un po' di sapere e di intelligenza, ma quanto più sapore possibile, secondo anche l'etimologia, sapere latino. Ecco, è per questo che credo che ora per me è giunto il tempo del cercare, come ho cercato prima, ma in una maniera diversa, del poter continuare ancora ad essere in un orizzonte che non è più quello dell'insegnamento diretto, ma è quello, in un certo senso, della testimonianza, della propria esperienza, di questo passato distribuito attraverso questo lungo arco di anni e di studi precedenti. E sono contento anche che quasi idealmente il rettore magnifico Monsignor Del Covolo abbia voluto porre una figura, la figura del cardinale Newman. E forse lui non lo sapeva, dicendo questo, lui ha ricordato una connessione con un momento fondamentale della sua vita. E io devo dire che in questo momento sono presente in mezzo a voi come indegno successore del titolo cardinalizio di John Henry Newman, il titolo di San Giorgio in Velabro. Quindi c'è anche questo legame che è stato ricordato proprio questa mattina e che mi è particolarmente caro. E allora il ringraziamento, e concludo questa lunga premessa un po' emozionata, ho detto, proprio con quelle parole sue che io cito spesso e che lui si era fatto scrivere
sulla soglia di casa sua. Salute, pace e benedizione agli amici che senza essere stati attesi, senza essere stati sperati, sono però venuti. Ecco, io non immaginavo e non speravo di avere un corpo di autorità così esteso, un corpo così ampio di un uditorio così ampio di studenti, e però sono venuti, e allora io vorrei proprio a loro augurare tutta la pace e la benedizione. E questo augurio ora lo associo a questa che è la cosiddetta Lectio Magistrale, che per fortuna, come è già stato detto, verrà poi consegnata, materialmente scritta, un textus, appunto, un tessuto più ampio rispetto a quello che vorrei ora proporre e che io propongo soltanto con due termini, due parole che erano, anche senza che ci fosse stato l'accordo, erano nel cuore della prolusione del Rettore Magnifico. Da una parte la parola educazione, dall'altra parte la parola comunicazione. Le intrecciamo insieme, costituiscono quasi una sorta di dittico, e queste due parole evidentemente supporrebbero infiniti percorsi di trattazione. Sono termini che sono alla base, direi, della stessa storia dell'umanità. Io ora vorrei evocarli quindi in maniera impressionistica, in maniera molto libera, e comincio proprio con la prima parola, la parola educazione. Questa parola educazione io la considero già nell'interno dell'elaborazione che si è fatto attorno ad essa, una elaborazione sterminata, che ha avuto però sostanzialmente sempre due modelli, due binari di analisi. Da una parte il modello del metodo, come si educa, e il più delle volte si è adottato quella via che è soprattutto quella, si diceva, dell'insegnamento, la capacità della comunicazione, nel senso che educare è prima di tutto esporre. Noi sappiamo che la retorica era per buona parte la componente fondamentale dell'educazione. Isocrate nel mondo greco e Quintiliano in quello latino sono quelli che danno, direi, a noi docenti, danno la strumentazione tecnica, metodologica, epistemologica per poter insegnare e quindi educare. Ma subito dopo, proprio nella cultura greca, risaliamo alle origini della nostra cultura occidentale, subito si introduce un altro modello, che è Platone in quel celebre libro VII della Repubblica, dove egli invece sposta l'accento rispetto al modo, lo sposta sul contenuto. Lui dice: educare è dare la filosofia, cioè l'amore per la sapienza. Ed effettivamente dobbiamo dire che questo è assolutamente necessario come il precedente. Anzi, se vogliamo, ed è questa l'unica considerazione che io faccio attorno a questo tema, il tema dell'educazione, è necessario ininterrottamente incrociare la linea del metodo con la linea del contenuto. Sono incroci inestricabili. Ed è significativo, lo voglio dire, attraverso due esempi che riguardano anche un po' l'impegno mio nell'interno del mondo della cultura. Voi tutti ricordate Galileo e il suo telescopio. Egli era fermamente convinto con quello strumento di perfezionare l'organo della vista. Era fermamente convinto di estendere le capacità visive, e quindi un metodo per approfondire, per studiare.
Voi sapete però, lo sappiamo tutti, che in pratica là è avvenuta la grande rivoluzione scientifica, che è stata una rivoluzione copernicana anche, in tutti i sensi, l'uomo non più centro dell'universo, eccetera. È stato quindi un mutamento totale del contenuto del sapere. L'altro esempio invece è proprio quasi mi sposta idealmente nella seconda tavola di questo dittico, la comunicazione. Ed è naturalmente riferita a uno dei maestri, considerati maestri, ora anche superato, ma sicuramente sempre una sorta di stella polare nello studio moderno, contemporaneo della comunicazione, cioè lo studioso canadese Marshall McLuhan. Ebbene, McLuhan era fermamente convinto che tutti i nuovi strumenti della comunicazione fossero, lo scriveva lui, protesi dei sensi. La televisione è come chiamata televisione, ci permette di vedere lontanissimo rispetto alla capacità visiva del nostro spettro oculare. Dall'altra parte pensiamo che cos'è il cellulare, questo prolungamento per alcuni è diventato poi la sostituzione sic et simpliciter dell'orecchio. Ebbene, questo è vero, però che cosa è accaduto? È accaduto qualcosa di più. Noi abbiamo assistito attraverso questa nuova comunicazione, questi nuovi metodi, queste nuove tecniche, alla creazione, alla nascita di un nuovo modello antropologico. Io dico spesso un esempio che è banale, sperimentale. Qui ci sono dei giovani, molti giovani, che passano la loro giornata 4-5 ore davanti allo schermo del computer. Ebbene, chattare, parlare in questa forma è completamente diverso rispetto al discorso che io sto facendo a voi, i discorsi che sono stati fatti prima, in cui io posso vedere gli occhi, i colori, le reazioni, le curve d'ascolto, anche qualche volta gli odori, i sapori, tutto il contatto diretto. Cambia l'umanità nella sua relazione fondamentale. Ecco perché si dice oggi che non è più la comunicazione una protesi, ma la comunicazione è un ambiente. Anche quelli che dicono io non uso il cellulare, io non uso il computer, io non ho la televisione in casa, in realtà loro vivono ormai immersi in un orizzonte che è del tutto inedito rispetto a quello della mia generazione precedente. Concludo quindi questa prima tavola ideale e lo faccio con le parole di due grandi sapienti francesi. Da una parte Pascal, che è anche uno dei miei grandi amori, devo confessarlo. Pascal, il suo pensiero, se ricordo bene, edizione Brunswick 347, lapidario. Travailler à bien penser, voilà le principe de la morale. Lavorare a pensare bene, non è ben pensante, a pensare bene, ecco il principio della morale, il metodo. Dall'altra parte la voce di un altro grande francese, Montaigne, nei suoi saggi, che ripete questo principio ma va oltre. Plutôt la tête bien faite che bien plein, la testa ben costruita piuttosto che inzeppata di dati, però subito dopo aggiungeva, non bisogna meubler, arredare la testa con delle nozioni, ma inserire jugement e virtù, giudizio e virtù. Ecco allora questo necessario binomio
che l'educatore dovrà sempre tenere presente. E a questo punto passerei alla seconda considerazione, quella sulla comunicazione. E naturalmente qui entriamo però in un orizzonte più specificamente teologico. Comunicare che cosa? Comunicare la fede. Ecco, io nell'interno del testo che verrà dato presento sostanzialmente alcuni paradigmi di questa comunicazione e alcuni metodi, ancora una volta contenuto e metodo. Però ora vorrei soltanto fermarmi su alcuni paradigmi, ne elenco tre, che siano come un modo quasi per riuscire a vedere come nell'interno delle scritture stesse, partirò, come è stato ricordato, dal mio mondo, nel mondo in cui sono vissuto, questa componente della comunicazione diventa decisiva per il credere. Noi sappiamo d'altra parte che la Bibbia è una già chiaramente comunicazione, essendo parola. L'incipit della Bibbia è in assoluto lapidario. Vayomer Elohim yoior vayoior. Dio disse sia la luce e la luce fu. Il Nuovo Testamento è altrettanto lapidario. En arche en logos. In principio c'era la parola. Mosè, quando deve riassumere tutta l'esperienza del Sinai, Deuteronomio 4,12, non ha nessuna esitazione. Dio vi parlò di mezzo al fuoco. Voce di parole, col devarim, voi ascoltaste. Immagine alcuna voi non vedeste. Temunà en kem roim. Zulati kol, solo una voce. Straordinario, un popolo di pecorai, legato ancora alle pietre, e che sa esprimere questa concezione del divino come una parola fragilissima paradossalmente, però estremamente efficace e creativa. Ecco, per questo motivo io penso, e se poi entriamo nel Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento è Evangelo, annunzio. Parola, quindi, comunicazione. Tra l'altro teniamo presente che nei sinottici per 34 volte Cristo è presentato come didascalos, come colui che comunica insegnando. Dicevo tre paradigmi che soltanto evoco. Il primo è un paradigma che è inevitabile nell'interno dell'insegnamento, nell'interno dell'università, ma nell'interno della famiglia, nell'interno della società, ed è il paradigma tradizionale. Noi non cominciamo mai da zero. Quel famoso detto che si discute se sia di Bernardo di Chartres oppure di Giovanni di Salisbury, noi siamo nani sulle spalle dei giganti, ha una sacrosanta verità. Ed è per questo che vediamo più lontano dei nostri grandi. Ma se non ci fossero loro, noi saremmo sempre nani. Ecco perché la fede biblica è tradizionale. Salmo 78. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno narrato, noi non lo terremo nascosto ai nostri figli. Ed è questo uno dei drammi, io credo, del nostro tempo, che non esiste più nell'interno della famiglia, per esempio, della società, non esiste più la trasmissione, perché ormai la persona è attraversata continuamente da questi percorsi intoccabili, invisibili, che attraversano il cervello e non c'è questa trasmissione di valori. E gli ambiti sono moltissimi, noi lo sappiamo, c'è l'ambito liturgico, pensiamo al memoriale della Pasqua, la Gadà giudaica è un gioiello da questo punto di vista. Il bambino, il ragazzo deve fare le domande al padre per capire ciò che sta succedendo. C'è l'ambito sapienziale, il maestro e il discepolo, c'è l'ambito della catechesi, Paolo,
ciò che ho ricevuto io lo trasmetto, Prima Corinzi 15. E c'è anche uno degli scarsi, sono 6 volte soltanto, nel Nuovo Testamento, in cui c'è questa parola che per i greci era fondamentale per parlare dell'educazione che diventa comunicazione, la paideia. È nella seconda lettera a Timoteo 3,16 quando si parla proprio della Bibbia. La Bibbia, la Sacra Scrittura, tutta è ispirata da Dio, ma è pure utile per la didascalia, per l'insegnamento, è utile per l'elenmos, cioè la convinzione, ecco la razionalità, convincere. È utile per l'epanortosis, cioè dirti la strada diretta, la strada diritta, la strada giusta, ed è utile per la paideia della giustizia. Ecco, vedete che allora la Bibbia quasi idealmente ha la funzione di una educazione che viene compiuta e che di sua natura esige di essere trasmessa. Il secondo paradigma, il secondo esempio che voglio portare, questo lo cito soltanto, è quello della attualizzazione. Il tesoro, l'eredità deve essere incarnata. Il cristianesimo di sua natura è logos che è sarx, cioè vuol dire che è infinito, eterno, divino, trascendente, ma contemporaneamente è temporale, spaziale, relativo anche. Inserito nella finitudine, nella limitazione delle stesse parole. Ecco allora la necessità anche qui di saper rendere questa eredità ininterrottamente incisiva. E questo mi porta allora al terzo paradigma. Tradizione, il filo vivo che continua. Questo filo vivo deve essere vivo. Quindi nelle coordinate culturali, senza essere apocalittici e senza essere integrati, ma sempre con la capacità di essere coi piedi nel terreno della storia. E da ultimo però è necessario avere una capacità che sia di comunicazione autentica, incisiva. Ecco allora il paradigma che io chiamo simbolico, che è quello tipico della Bibbia, che è quello tipico delle religioni, perché il linguaggio simbolico è fondamentale per le religioni, e che è quello tipico della civiltà nostra, la civiltà delle immagini. Noi sappiamo che Cristo un giorno, alla fine riusciranno, un giorno desiderarono arrestarlo. Sono pochi versetti del capitolo settimo di Giovanni a cui non si bada molto. I sommi sacerdoti, i sacerdoti, la classe dirigente manda la propria polizia per arrestare Gesù. Questi vanno e tornano con le mani vuote. Allora questi dicono: ma perché non ce l'avete condotto qui? E la risposta di queste persone semplici è veramente emblematica. Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. La parola non si incatena. Questa è la forza contro tutte le dittature. Pensiero e parola. Parola densa, certo, non parole malate. Ed è per questo motivo che allora Cristo, ecco, è un esempio proprio di comunicazione simbolica con le sue 35 o 72 parabole, secondo il computo che fanno gli studiosi. È straordinariamente incisivo con i suoi aforismi, i suoi detti logia, come si dice, che hanno al tempo stesso la densità del contenuto, ma la capacità di trasformare chi ascolta, di captare, di artigliare l'attenzione, cosa che noi predicatori non sappiamo normalmente fare. Pensate, la prima predica di Gesù, dovremmo dire, il primo kerygma suo, il primo annunzio, Marco 1,15. È un gioiello di contenuto, io non devo ora commentarlo, lo commento solo per la sua incisività. Se voi vedete il testo greco, Gesù prima di tutto
usa soltanto 78 caratteri greci. Il che vuol dire che fa meno, quasi la metà di un tweet, che sono 140 caratteri. Ma non solo, la frase è composta soltanto da 15 parole, compresi gli articoli. E se vogliamo andare a cercare le parole fondamentali, sono solo 8. Voi provate, io non dico qual è ora il contenuto, ma lo potrete vedere in un Vangelo, voi vedete che c'è la sintesi in pratica della teologia e dell'antropologia che egli svilupperà. Ecco perché penso che l'elemento simbolico sia fondamentale. E qui vorrei raccogliere un elemento che è stato introdotto nella prolusione e che era suggestivo, quello che il simbolo non è soltanto la parola con delle immagini, lo sfarfallio dei simboli, l'iridescenza dei colori del linguaggio, è anche l'azione, la testimonianza. Ed ecco Giovanni, qui il quarto Vangelo, che chiama i miracoli, li chiama semeion, semeia, sono segni potenti che indicano un percorso e una meta. Ma c'è qualcosa di più. È non soltanto il segno delle mani, è anche il segno del corpo nella sua totalità. Proprio perché, come sempre si dice, i semiti ci hanno insegnato che noi non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono, dice Cristo, ricordate dove. Se dunque io, signore e maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Siamo l'ultima sera della sua vita terrena, in quella sala al piano superiore di una casa di Gerusalemme, vedete, signore e maestro, sì, con le parole, con le mani i miracoli, ma in quel momento anche con la donazione ultima. Io ho concluso e vorrei concludere a questo punto con un orligno, una fuori tema, o no, anzi direi forse è il suggello necessario a un discorso così minimo, così essenziale come quello che ho fatto sulla comunicazione e l'educazione. Vorrei finire con l'elogio del silenzio. Io devo essere grato a voi, così numerosi, che avete ascoltato me con questo silenzio. Voi sapete che la Bibbia ha questo appello per il credere. Shema Israele, ascolta Israele. E l'ascolto avviene in silenzio. L'ascolto è difficile forse tanto quanto il parlare, perché esige un esercizio anche interiore. Nietzsche, che è stato citato, scriveva: è difficile vivere con gli uomini perché è assai difficile farli stare in silenzio. E ai nostri giorni questa sorta di chiacchiera dilagante, pensiamo anche proprio al linguaggio del cellulare che ininterrottamente martella il cervello, questo continuo effluvio anche di parole che ormai sono tutte malate, appunto. Un popolo comincia a corrompersi quando si corrompe la sua grammatica, diceva un premio Nobel, Octavio Paz. Ebbene, ci invitano a ritornare forse al silenzio bianco, che come colore bianco è la sintesi di tutte le parole. Non per nulla il nome di Dio nella tradizione giudaica sono 4 consonanti, e le consonanti non si possono pronunciare senza le vocali. E quindi non si pronuncia il nome di Dio, si dice un'altra cosa, ma non il nome. E si cita sempre quell'esperienza sulla vetta del Monte Horeb
di Elia, l'Elia disperato che cerca la conferma della sua vocazione in tutto il clamore possibile, teofanico, la teofania. Lui che era l'uomo per eccellenza del fuoco, è citato come fiaccola ardente. Ebbene, lui là, su quella vetta, come tutti sanno, Primo Re 19:12, ha quell'esperienza che qui ancora una volta le parole, vedete, le parole sane, è solo in ebraico di tre parole, e l'ebraico è una lingua poverissima, 5.650 vocaboli contro i 150.000 dell'italiano. Ebbene, tre parole soltanto, col de mamà dakka, col voce de mamà silenzio, dakka sottile. Dio è una voce di silenzio sottile. Ed è questa forse l'esperienza ultima di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno forse che per un certo momento si realizzi ciò che dice l'Apocalisse, il capitolo 8, versetto 1. Si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. È come uno zitti tutti sull'orizzonte planetario. Perché si ascolti, e si ascolti una parola profonda. E qui allora finisco in anticlimax, cioè non con la solennità di questo appello al silenzio, ma con una punta di ironia per la società contemporanea della comunicazione. E qui, come ha fatto, ringrazio ancora la straordinaria laudatio fino eccessiva che è stata fatta, ma soprattutto la lodo per la straordinaria capacità di comunicazione, l'aspetto retorico e contenutistico si sposavano, e ha usato ripetutamente la tradizione, il decano ha usato la tradizione giudaica. Ebbene, c'è un aforisma della tradizione giudaica sulla quale dobbiamo sempre meditare quando dobbiamo comunicare. Questo aforisma dice, e vi prego di seguirlo nel gioco, perché c'è un gioco di parole: lo stupido dice quel che sa, il sapiente sa quel che dice. Grazie.